Grazie. Buonasera. Per Amnesty International è una tradizione piacevole quella di essere presente da anni a questa occasione. E personalmente sono sempre felice e commosso quando ascolto parole come quelle di Mariano Giustino che ricordano Antonio Russo, che ricordano tante altre persone che hanno inteso il giornalismo come un impegno per i diritti umani, per far conoscere. E sì, poi alla fine le persone che ci lasciano sono sempre quelle un po' naif, un po' incuranti, quelle che non prendono le cautele. E, però forse c'è un modo di raccontare i fatti del mondo che porta a correre questi rischi. Certamente chi racconta la guerra da un hotel a 5 stelle attraverso i lanci delle agenzie non corre il rischio di essere ammazzato. Quello è un altro modo di fare giornalismo che è diffuso, non restituisce qualcosa di importante a quella professione e soprattutto non restituisce un'informazione di qualità. È stato detto, e sono d'accordo, sull'informazione di oggi che è tanta, che è troppa, che è difficile per gli operatori dell'informazione districarsi tra le fonti e nel pubblico si produce un senso di disorientamento. Aggiungo che l'informazione è tanta, troppa, ma se vediamo bene la musica di sottofondo, il tema di sottofondo è sempre lo stesso. È la narrazione di un mondo in conflitto, di un mondo di divisione, di persone a cui non piacciono altre persone. È un racconto della guerra, ma è un racconto fine a se stesso. È un racconto nel quale, per esempio, scompaiono, nella narrazione di 21 mesi di conflitto della Siria, scompaiono sempre di più le voci del movimento non violento, le voci degli attivisti per i diritti umani e delle attiviste per i diritti umani. Scompaiono perché prende il loro posto la narrazione virile di un conflitto tra l'esercito di Bashar al-Assad e le sue milizie, da un lato, e dall'altro la rivolta che diventa armata, che diventa crudele, che diventa luogo dove si insedia la metastasi del terrorismo islamista. E cosa arriva? Cosa arriva a noi? Arrivano scene di guerra dalle quali scompaiono le vittime, salvo che non si tratti delle vittime di quell'occasione in cui viene superata la famosa linea rossa del presidente Obama, cioè l'attacco con le armi chimiche. Ci si dimentica che le armi convenzionali, quelle che stavano di qua della linea rossa, hanno fatto più di 100.000 morti. Si dimenticano i difensori dei diritti umani, i giornalisti, i blogger non violenti che sono in carcere, anche adesso, sottoposti a torture. Tutto questo non importa più. E allora credo che ci sia, riprendendo un'espressione, è stata citata prima una importante frase di Kapuscinski, io voglio ricordare cosa un maestro del giornalismo, per me, che è Robert Fisk, dice del giornalista: se è giornalista, cioè la capacità di narrare fino a quando hai la forza di commuoverti. E lui è uno che si commuove ancora oggi nel vedere cosa accade nel mondo. Ma quello che fa Fisk e quello che faceva Antonio Russo, quello che hanno fatto tante persone, è stato quello di mettersi al servizio di chi aveva bisogno di raccontare la sua presenza, la sua esistenza, la sua condizione, la sua ricerca di dignità e diritti nel mondo. C'è un luogo che forse oggi esemplifica questo scontro che c'è tra non piacersi. È un mondo di persone e di gruppi che non si piacciono, è un mondo di persone che non piacciono perché ricche, è un mondo di persone che non piacciono perché povere, dove la ricchezza e la povertà sono diventate delle colpe, è un mondo
di persone che non piacciono perché hanno valori laici e dunque decadenti, è un mondo di persone che non piacciono perché credono, e siccome credono in un Dio che però non piace ad altri che credono in Dio, sono dei terroristi, come se la pericolosità sociale delle persone si misurasse dalla lunghezza della barba o da un velo che si indossa. Tutte facezie, frammenti di facezie, si potrebbe dire. E allora c'è un luogo in cui questi mondi che non si piacciono si incontrano, un mondo piccolo, si chiama Nairobi, la capitale del Kenya. E domani è il Blog Action Day, una bella iniziativa globale in cui blogger di ogni parte del mondo scrivono, parlano di diritti umani, e il blog Le persone e la dignità, che curo insieme alla collega Monica Ricci Sargentini sul Corriere della Sera, domani prenderà parte al Blog Action Day, e racconteremo di questo luogo simbolo dello scontro tra coloro che non si piacciono e coloro che non piacciono all'altro, ed è Nairobi. A Nairobi noi abbiamo il 21 settembre assistito a un crimine orribile. Al-Shabaab, un gruppo armato islamista con base in Somalia, ha attaccato il simbolo della ricchezza, un centro commerciale, il Westgate, nella piccola parte di Nairobi che è la parte dove vivono persone benestanti, il centro delle ambasciate e così via. Abbiamo avuto molte immagini di quei giorni, perché poi è andata avanti per giorni questa azione da parte di Al-Shabaab e il recupero del territorio da parte delle forze di sicurezza keniane. E nella parte più grande di Nairobi, cioè nella penso che siano i tre quarti di Nairobi, vivono i senza voce, i dimenticati, la cui colpa è essere poveri. La colpa delle vittime del Westgate era di essere ricche. Poi ci sono milioni di abitanti di Nairobi la cui colpa è essere poveri. E nel maggio del 2013 400 famiglie di un insediamento informale, quelli che si chiamano gli slum, sono state attaccate da una folla che aveva martelli, macete, pistole, squadracce mandate a sgomberare questo insediamento di Carton City perché serviva per qualche progetto commerciale. Ora, buona parte di queste 400 famiglie di senza voce sono anche dei senza tetto, senza acqua, senza cibo, senza servizi igienico-sanitari, senza lavoro, senza scuole, senza cure mediche. C'è un'altra zona di Nairobi, si chiama Deep Sea, mare profondo, che sta per essere sgomberata. Anche lì sono dei senza voce, ci deve passare una superstrada, proprio casualmente al centro della piazza dei commerci, dei piccoli commerci di questo insediamento informale. Verranno sgomberati, piallati. Quella superstrada probabilmente condurrà a un altro centro commerciale che magari il giorno dopo sarà assaltato da un altro gruppo armato islamista. Ecco, questo è il mondo del contrasto, del non piacersi, del conflitto. E io credo che dovremmo, chi opera nel mondo dell'informazione, fare una scelta diversa, anziché raccontare quasi con piacere questo scontro, cercare di indagare per trovare la mitezza, la compostezza, la dignità, la semplicità, il lavoro per i diritti umani, l'attivismo sociale, le reti dal basso. Antonio e tanti altri hanno fatto questo, e fanno questo tante persone che Amnesty International ha come compagni di viaggio, persone che abbiamo premiato negli anni passati in questa importante iniziativa multinazionale. Sono voci disinteressate e che parlano di diritti umani, quindi credo che poi noi siamo tra coloro che fanno di professione, di ideale, di scelta di vita, hanno preso la decisione di raccontare e di stare dalla parte dei senza voce, e questa è la ragione per cui Amnesty International si trova sempre molto bene in questa occasione. Grazie.